Leggo questa mattina una conferenza stampa per parlare di dati della Metelia con significativi risultati in positivo che testimoniano del buon lavoro fatto sul territorio, e poi anche per smentire questa voce che dice che gli ispettori ambientali non facciano il loro dovere sul territorio, e invece l'assessore li ha difesi sottolineando quanto sia invece importante la loro presenza. Sì, diciamo una conferenza stampa soprattutto per riportare i dati della Metelia, che anche quest'anno chiude con oltre 400.000 euro di attivo, grazie soprattutto ai proventi del forno crematorio. Nel 2014 abbiamo avuto più di 1.300 cremazioni, e grazie, voglio dire, ad una gestione oculata. La Metelia l'abbiamo ereditata con oltre 500.000 euro di debiti. In questi 5 anni l'abbiamo rimessa in bonus, l'abbiamo portata ogni anno in attivo, e questo credo sia addebitabile in larga misura ad una gestione responsabile da parte anche della governance della società, in particolare da parte del dottore Giovanni Muoio. Per il resto si vengono rappresentate stamane una serie di risultati importanti, come l'apertura delle due isole ecologiche ed altre iniziative che appunto saranno oggetto della conferenza stampa. Quanto agli ispettori ambientali, io tengo a ringraziare i cittadini che volontariamente hanno accettato di svolgere questo compito. Ovviamente sono attività di volontariato, non c'è una professionalità, però tanti cittadini utilizzano il proprio tempo accanto ai nostri assessori, ai nostri funzionari, perché le condizioni della città migliorino, e ovviamente non è bello che ci siano polemiche nei confronti dei volontari, che invece sono molto efficaci ed operano. Noi abbiamo in questo momento coinvolto tante energie positive in città: i volontari civici che lavorano nei nostri uffici, i nonni vigili all'ingresso delle scuole, gli ispettori ambientali, insomma una amministrazione che si è aperta alla società e che sta ricevendo dalla società un grande contributo di energie, di intelligenze, di cui siamo particolarmente grati a tutti coloro che spendono il proprio tempo per la comunità. Conferenza stampa questa mattina dell'assessorato all'ambiente del Comune di Cava dei Tirreni, in particolare per dare i dati sull'igiene urbana cittadina e anche sulle attività che si stanno facendo sul territorio per frenare il fenomeno dell'abbandono di rifiuti fuori orario e in giorni diversi. Questo quindi riguarda il bilancio dell'attività degli ispettori ambientali. Allora, per quanto riguarda gli ispettori ambientali, devo smentire categoricamente quelle che stanno scrivendo i giornali, perché sono solo ed esclusivamente delle notizie prese a caso o date in modo errato, per non dire un'altra cosa. Io qui ho tutti i dati a portata di mano con tutte le presenze degli ispettori ambientali dall'anno scorso ad oggi, e sono centinaia. È vero che i primi ispettori ambientali erano 105, però poi ne sono diventati 50. I 50 effettivi continuano a lavorare sul territorio, e devo ripetere per l'ulteriore volta: sono dei volontari, non prendono nemmeno un centesimo, spendono i propri soldi e vengono con le proprie auto, quindi la benzina non viene nemmeno rimborsata. Quindi la devono smettere di criticare gli ispettori ambientali, perché sono dei giovani, anche persone anziane, volontari che fanno il servizio anche notturno, va bene? La devono smettere. Gli ultimi dati della raccolta differenziata, a breve li diremo, e diciamo che abbiamo un aumento quasi del 2% della differenziata, quindi questo vuol dire che il lavoro c'è. Ovviamente sul territorio ci sono le microdiscariche, c'è l'amianto, c'è un poco di tutto, però vi voglio fornire una chicca adesso. Tra 15 giorni questo finirà, perché abbiamo comprato 10 trappole, le famose videotrappole, che sono delle piccole telecamere che non sono visibili e hanno i raggi infrarossi, quindi beccheremo anche chi va a scaricare di notte. Quindi il problema dell'Eternit, che viene depositato un po' dappertutto in città, sarà risolto in questo modo, secondo lei? Non solo in questo modo, ma anche con le pattuglie notturne che istituiremo. Però poi, per quanto riguarda l'Eternit, la settimana entrante ci sarà un'altra conferenza stampa, perché daremo anche i dati di quanto Eternit è stato ritirato e di che spesa ha dovuto subire questa amministrazione, e quindi i cittadini.